Mi raccomando. Bene, allora io vado in comune, la saluto, arrivederci, eh. Arrivederci e fate i bravi ragazzi, perché questi sono tempi brutti, ma brutti brutti. Sono brutti, eh? Brutti. Ma perché lei come la pensa la politica? Benito, ma dopo, state buoni. E come diceva? No, dicevo come va, insomma, vabbè. Allora io la saluto. Concittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio La Trippa. In questo momento cruciale per la vita del nostro paese, bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io vi dicessi che una volta eletto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, voi mi credereste? Sì! E se io vi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di fregiarsi di questo appellativo parlamentare e che adopereranno i vostri voti per il bene del paese, voi mi credereste? E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli ingenui, dei fessacchiotti, dei deficienti, degli incoscienti, perché io una volta eletto per Roccasecca non potrò fare un cacchio, dico cacchio, perché questi signori appena saranno eletti poseranno i loro sporchi deletani sugli scanni della Camera. E poi lasci, e poi saranno soltanto i loro sporchi affari, li faranno fessi, perché sono papponi, papponi! Papponi! Non votate per me! Non votate per me! Adesso ho deciso cosa chiedere al presidente. Gli chiedo di nominarmi ministro delle finanze. Io? Giù. Manuel. Eh? Tu sei un ladro. Sì, è vero. E un ladro non può essere ministro. Ma giù, in che mondo vivi? Un ladro non può essere ministro. Ma perché un ladro può essere ministro? Beh, allora sono proprio ignorante. È vero, devo andare a scuola.
promise.